ti salva. Ma almeno tu rimani poi. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Allora ragazzi, come avrete letto dal titolo, oggi vi spiegherò come scaricare Spotify Premium su Android. Allora, questa versione non è proprio premium al 100%. Infatti, purtroppo, la cosa che non sarà disponibile fare sarà ascoltare la musica offline. Purtroppo proprio la cosa migliore, secondo me. Ma l'unico metodo funzionante, da quanto ho capito, è stato bandito e quindi non funziona più. Comunque spero che questo metodo vi sia comunque utile. È un metodo veramente semplicissimo, io ci vado avanti da un bel po' di tempo. È semplicissimo da installare, come già vi ho detto, quindi basterà semplicemente aprire Play Store e scaricare questa applicazione ForShared o ForShared, non so come si dica, scusatemi. E una volta che l'avete scaricato, scusatemi per i miei messaggi, dovrete cliccare su Apri. E dovrete semplicemente o iscrivervi se ancora non avete un account, mentre se già ce l'avete vi darà le diverse opzioni, quindi se accedere con Facebook, accedere con Google o accedere con l'email se non erro. Ok, comunque una volta che l'avete fatto dovrete cliccare sulla lente di ingrandimento qui in basso a destra e cliccare su App. E poi dovrete scrivere Spotify Premium con la mia tastiera bellissima. Ok, vi darà diverse opzioni come vedrete. E voi dovrete cliccare, aspettate, sulla seconda opzione, quindi quella, l'app sotto al bollino blu. Ok, aspettate, non so se si è visto. Non questa qui, blu, ma la seconda. Ok? Ed è del 15 luglio, quindi 2018, quindi è molto recente. Dovrete cliccare su Prendi l'app. E aspettate che si completi tutto, che si completi la striscia, anche qui sotto ve lo fa vedere. Ok, una volta caricato dovrete cliccare su installa e vi si aprirà una schermata come una pick up normale. Cliccate su installa e aspettate che si scarichi. Ok, non fate conto che il mio cellulare si sta scaricando al massimo proprio, quindi spero di finire il video. Dovrete cliccare su Apri. Ok, e adesso se non avete un account iscrivetevi, se invece già ce l'avete magari accedete. Si dice accedete, sì, vabbè. E mettete le vostre credenziali, in teoria dovrebbero funzionare. Al limite dovreste creare un nuovo account, adesso vi dico se funziona dato che io già ne ho creato uno. Ok, niente, io ho già un account, quindi sono riuscita ad accedere fortunatamente. E ok, adesso come vedrete funziona normalmente. L'unico problema appunto è che non si può scaricare, cioè non si possono sentire le canzoni offline, però non ci sono pubblicità. Io ora attualmente sono online, però funziona perché io ce l'ho da un sacco di tempo. Ora mi si sta scaricando proprio il cellulare al massimo, quindi ditemi se questo metodo ha funzionato, spero vivamente di esservi stata utile. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale e attivate anche la campanellina delle notifiche. Detto questo, noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!